Gessa, palla per Balzano che mette in mezzo, sfiora Cascione, poi c'è Immobile che viene anticipato. C'è campo per il contropiede del Cittadella, attenzione, centralmente spinge Vito Francesco, a sinistra c'è Mala, quest'altra parte Bellazzini, riceve Bellazzini, in area di rigore, Bellazzini con il sinistro, Anania, che parata! La prima grandissima palla gol del match al 31esimo. La velocità di Robert Ma, attenzione, ancora in area, Robert Ma scarta anche Anania! E il salvataggio di Balzano, ma ancora ad un passo dal gol il Cittadella. Ancora un pallone dentro per Vito Francesco che si infila, posizione regolare, Vito Francesco può andare ancora, rientra sul sinistro, Vito Francesco appoggia a sud di Carmine, fuori gioco. Fuori gioco, ma ancora clamorosa l'occasione per il Cittadella. Anticipo di Balzano, ancora di Carmine, ma velocissimo, sempre ad infilarsi sulla sinistra, sempre ma, posizione regolare, ma ancora Anania! Era regolare la posizione di Ma e siamo a 4 occasioni clamorose. Ancora palla recuperata dal Cittadella di Carmine per Schiavon con il sinistro, ancora Anania. Sono 5 giocatori del Pescara in area di rigore, va il brasiliano, palla che arriva, il colpo di testa da parte di Cascione e la parata di Cordaz. Sansovini con il sinistro! Sansovini all'11esimo minuto! La firma del capitano al quarto gol in campionato! Sansovini sblocca la partita! Pescara 1, Cittadella 0. Bellazzini, ottimo il pallone per Ma che se ne va, allunga la falcata. Robert Ma, Anania ancora! Migliore in campo e la portiera del Pescara.